è riporre una cassa mobile sui supporti, posizionare il veicolo nel punto richiesto. Controllare a priori la posizione in cui eseguire lo sganciamento. Lo sterzo è in posizione rettilinea e il rimorchio deve essere diritto. Mettere in sicurezza il rimorchio con un cuneo d'arresto e il freno di stazionamento. Ricordati sempre di chiudere la porta del conducente e di spegnere il motore quando lasci la motrice. In questo caso, vige l'obbligo di indossare un giubbotto catarifrangente ad alta visibilità. Anche in questo caso, staccare il condotto dell'aria e con la valvola di sfrenatura rilasciare il freno di servizio del rimorchio. Dopo aver aperto gli organi di trazione, devi posizionare la motrice di lato e tornare al rimorchio. Le unità di trasporto vengono sempre elaborate singolarmente. Sollevare completamente la sospensione pneumatica e chiudere e bloccare i twist lock. Apri i dispositivi di sicurezza che si trovano sui piedi di supporto. A questo punto è possibile estrarre i piedi di supporto dalla guida e abbassarli con prudenza. Fare scattare in posizione il traversino e chiudere la leva di bloccaggio. A questo punto fare rientrare il piede di supporto fino a quando scatta in posizione. Tirando in senso opposto puoi controllare se i piedi di supporto sono bloccati. Se non sei in un punto cementato, devi mettere delle tavole di legno sotto i piedi di supporto. A questo punto puoi abbassare completamente la sospensione pneumatica. Verifica nuovamente che la cassa mobile poggi in sicurezza su tutti e quattro i supporti. La cassa mobile viene quindi riposta a lato con la motrice. Attenzione! Anche in questo caso, eseguire correttamente la sequenza. Successivamente si aggancia il rimorchio alla motrice. Fai attenzione che l'altezza del timone sia esatta, altrimenti correggila. A questo punto procedi in avanti sotto la cassa mobile con prudenza. Durante l'esecuzione della procedura non farti distrarre da telefonate, SMS o conversazioni con i colleghi.